sei tu? Ma qual è la tua credibilità? Qual è la tua autorità, non autorevolezza? Perché il mio dovere di essere pensante è quello di mettere in ordine i pensieri e cercare di dire qualcosa, quello che penso, nel modo più onesto e autentico possibile, con il miglior linguaggio possibile e magari anche educatamente. E invece c'è questa cosa di dire: tu non hai ancora l'autorizzazione a dire, a fare, a metterti in gioco. Buonasera a tutti, io sono Luca Fabrello, benvenuti al Faberbox. Ringrazio gli organizzatori per avermi degnato della loro fiducia, per essere qui questa sera a moderare, a coordinare questo appuntamento sicuramente interessante. Vedo che siete numerosi e questo fa sicuramente piacere, e quindi farei come si fa nelle migliori occasioni, nelle migliori tradizioni: vi pregherei di fare un applauso per chi ha organizzato la serata, perché ci hanno veramente messo tanto impegno. E portare in Costituzione questi tre principi: l'equità generazionale, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. E abbiamo iniziato a maggio con una raccolta firme per la proposta di legge iniziativa popolare. Oggi la proposta di legge è al Senato. E abbiamo presentato la proposta di legge perché la novità sta nel fatto che il Ministro dell'Ambiente ha portato lui stesso questo autunno un'iniziativa di legge per inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione. Dunque la nostra diventa una cosa collegata, dove il primo punto lo porta il Ministro dell'Ambiente e noi aggiungiamo l'equità generazionale e lo sviluppo sostenibile. Perché abbiamo pensato che serva modificare la Costituzione per poter avere questi principi tutelati? Perché il promotore, l'avvocato Mazziotti, era presidente della Commissione Affari Costituzionali nella scorsa legislatura e ha visto proprio che alcune leggi non si possono bloccare, non si possono fermare, leggi che sono contro l'ambiente, leggi che sono contro l'equità generazionale, che hanno effetti immediati per il consenso immediato e non hanno e portano invece debiti futuri alle nuove generazioni. Queste non si possono fermare se non hanno una maggioranza, semplicemente perché non c'è in Costituzione degli articoli che tutelino e che blocchino questo tipo di iniziativa legislativa. Il percorso è molto importante, perché per cambiare la Costituzione sappiamo benissimo che è difficilissimo e serve il convincimento di tante persone. E ecco perché si è costituito questo comitato. È un comitato promosso da Più Europa, da Volt, da associazioni studentesche universitarie come il Comitato Vetotene, come Tortuga, associazioni che lavorano con la pubblica amministrazione come Prospettive Nord-Est. Cioè, se voi guardate sulla nostra pagina web, c'è una marea di associazioni che hanno aderito a questa raccolta firme, iniziata con la raccolta firme, e adesso l'aggiornamento che volevo dare è che dal 7 novembre si è chiusa la raccolta firme, quella classica autenticata, e abbiamo portato la proposta di legge in Senato. Il nostro comitato adesso come adesso deve sostanzialmente coinvolgere la cittadinanza tramite delibere come quelle approvate dal Consiglio Comunale il 26 settembre, e che permettono questo tipo di iniziative qua, e permette di portare il tema, che è un tema nuovo, perché sviluppo sostenibile ed equità generazionale sono temi che i nostri padri costituenti non avevano sicuramente tra le loro priorità quando hanno scritto la carta. Serve una nuova generazione di figli costituenti, appunto, che adegui la Costituzione ai giorni nostri. Non abbiamo il video, abbiamo solo l'audio. Bene, allora iniziamo. Sono i piaceri della diretta. Dovevamo farla vedere, abbiamo per il momento solamente l'audio. Quindi proviamo con l'audio, riusciamo a sentirla, perché volevo introdurre a partire proprio da lei quelli che sono i tre relatori che abbiamo qui questa sera.
Professoressa Fornero, ci sente? Sì, mi sento, e voi sentite me? Sì, la sentiamo forte e chiaro, la vediamo dalla fotografia, per cui facciamo finta che sia qui. Dove si trova, professoressa? Mi trovo a casa, devo dire. Bene. Ma non vedete niente adesso? No, niente, per cui non sappiamo neanche se ha una bella casa, ma va ben così. Intanto le diamo un benvenuto virtuale a Schio, grazie di essere con noi. Buonasera, professoressa. Posso dirle una cosa? Mi dispiace che non la vediate, potrei farla vedere. C'è una bellissima vista dalla mia casa sul Monte dei Cappuccini. E voi sapete che adesso Torino è illuminata dalle luci d'artista, e il Monte dei Cappuccini ha una illuminazione di un blu particolare, per cui è particolarmente suggestiva. Provate a immaginarlo, è bellissimo, e se lo vedeste così potreste avere voglia di venire a Torino. Io però vorrei scusarmi molto con voi e con il pubblico per non essere lì. Voi sapete che io dico spesso che accetto tanti inviti, quasi tutti, eri a Schio, però questa settimana è stata una settimana di insegnamento molto molto intenso, e quindi non è stato possibile per me, ho finito oggi all'1 e non è stato possibile mettermi subito in movimento per arrivare a Schio. Però penso che verrò a Vicenza la primavera prossima, e magari mi riprometto di passare da Schio e di salutare almeno alcuni di voi che avranno così magari l'occasione di prendere un caffè insieme. Detto questo, mi complimento anche per l'iniziativa, mi complimento soprattutto per lo spirito che ama questa iniziativa, che è uno spirito costruttivo, diversamente da tutto quello che sembra caratterizzare oggi in prevalenza, per carità, l'Italia, e cioè un'animosità, una faziosità, per cui non si può ragionare dei problemi del paese. C'è qualcosa che si vede qualcosa? No. Abbiamo una regia straordinaria, professoressa Fornero, ci stanno tirando fuori tutte le foto del Monte dei Cappuccini, anche illuminato d'azzurro. Quando lei verrà a Schio le illumineremo d'azzurro tutta la corona di monti col Pasubio eccetera, per non essere da meno rispetto a Torino, perché anche qua lei sa che Schio è molto vicina come paesaggio a Torino, perché anche qui abbiamo una bellissima corona di monti a cui siamo molto affezionati, e abbiamo anche quel bel senso di protezione che equivale a dire avere i monti alle spalle. Quindi la nostra regia ci sta facendo vedere la sua Torino molto, e ci sembra di essere lì. Molto bene. Aggiungo che così voi sapete che ci sono, non sono una fake Fornero, ecco. Molto legati alla vostra terra, e aggiungo spesso io, questo magari vi farà piacere anche se ad alcuni non fa troppo piacere, io dico, ed è vero, ho le prove, che ricevo più inviti dal Veneto che da qualunque altra regione in Italia. Quindi nel Veneto sono stata quasi ovunque, e questo vuol dire, secondo me, che c'è in Veneto, e lo dico perché lo sento e lo credo, un dinamismo, una volontà di discutere, una volontà di comprendere, di confrontarsi, e questo dal mio punto di vista è particolarmente positivo. E quindi mi fa piacere essere presente, anche se soltanto in questa forma molto imperfetta, nonostante oggi le tecnologie. Però il mio computer, il mio iPad mi dice la connessione è molto scadente, e continua a darmi questo messaggio, quindi no,
se devo fermarmi qui come primo intervento, penso che sia già stato abbastanza lungo e lascio quindi la parola a lei che deve moderare. Grazie professoressa Fornero, io faccio rapidamente il giro introducendo tutti e tre i relatori e poi ripasso volentieri la parola a lei per iniziare un po' a fare questa chiacchierata che ci accompagnerà questa sera. Intanto la ringrazio a nome di tutti. Allora, Elsa Fornero l'ho presentata, adesso passo sempre per dovere anche di galanteria, vado ad introdurre Giulia Pastorella che è qui accanto a me e che vi invito ad accogliere con un applauso. Giulia Pastorella è esperta di cyber security e data policy, perché questa è una cosa abbastanza particolare, lo dicevo prima questa sera, laureata in filosofia, perché è la prima volta in vita mia che mi ritrovo ad avere due filosofi seduti a parlare di tutto fuorché di filosofia questa sera, quindi o parleremo anche di filosofia. Giulia, un intervento da parte tua, sgancia pure il microfono. Un saluto. Dico già che entriamo nel vivo. Esperta di cyber security, come si passa dalla filosofia alla cyber security, se volete poi ne parliamo. Un altro aspetto credo che sia rilevante al fine di stasera è che sono anche molto attiva in politica e siccome qua stiamo parlando di come passare ad essere da non attivi a figli costituenti, quindi avere un ruolo un pochino più attivo nella società, È da due anni che sono attiva, sono stata candidata due volte alle elezioni e quindi quello che vorrei portare stasera, oltre a riflessioni più o meno filosofiche, ma abbiamo un filosofo vero qua che non oserei mai, è anche un po' qualche spunto affinché ragazzi come quello del comitato di Ventotene non dicano più non sono competente, me lo sono segnato, e c'è la diaspora e quindi non possiamo più far nulla. Io vorrei che da stasera i ragazzi uscissero dicendo sono forse abbastanza competente per attivarmi e la diaspora non è l'unica possibilità. Grazie Giulia. E poi abbiamo, ti devo presentare col nome d'arte o col nome reale? Metà e metà. Allora vabbè, Riccardo Dalferro è il nome reale, è l'unico che gioca in casa perché lui è scledense. Ric Dufer per quanto riguarda il nome d'arte, filosofo, scrittore, nonché esperto di comunicazione e youtuber, web, un divulgatore. Però quello si dice a bassa voce. Perché non è un'offesa oggi essere influencer. Questo non lo so, youtuber sicuramente, che ha scelto questa strada molto originale di fare divulgazione della materia che ama, cioè la filosofia attraverso il web, parlandone in maniera fresca, in maniera frizzante e avendo grande successo anche con le sue pubblicazioni. Ma sì, non è così peregrino, in realtà è semplicemente fare quello che amo con il linguaggio di questo tempo, che è un po' quello che hanno fatto i filosofi in passato, cioè ogni epoca ha avuto la sua piazza, la piazza di quest'oggi è anche quella web e quindi si tratta semplicemente di parlare di quello che mi piace. Peraltro la motivazione reale per cui sono qui è che sono il raccomandato territoriale, giustamente, essendo scredense, e quindi soltanto in modo poi collaterale si parlerà. No, in realtà è un tema che io ho discusso molto spesso, quello dell'equità generazionale, quindi insomma io sono felice di essere qua, poi nella mia città ancora meglio. Bene, Riccardo Dalferro, allora anche a lui un applauso di incoraggiamento. Allora iniziamo così, un primo giro a braccio. Professoressa Fornero, se lei è ancora in linea, mi sente, inizio da lei. Sì. Allora, lei ha dedicato gran parte della sua vita, delle sue ricerche su quella che si può chiamare sostenibilità dei sistemi, no? Cioè come si può assicurare che le future generazioni non vengano piagate dalle decisioni, soprattutto in materia previdenziale, che vengono prese al giorno d'oggi. Ha fatto delle scelte, non so se definirle coraggiose, comunque sicuramente il fatto che... Da quanti anni, professoressa, vive sotto scorta lei? 6. Ecco, quindi vuol dire delle scelte, se non altro, che le hanno cambiato la vita sicuramente, e questo è fuori discussione, no? Allora, da lei vorrei partire facendo
quello che è un volo d'uccello sulla situazione, cioè qual è la situazione dell'equità generazionale oggi? Cosa vuol dire? Facciamo questo excursus di una decina di minuti per avere dalla sua esperienza un attimo l'inquadramento della situazione italiana attuale. Proviamoci. Grazie. Quando si parla di equità intergenerazionale e la si guarda dal punto di vista economico, perché poi ci sono altre prospettive che non sono necessariamente ricomprese nel ragionamento economico, ma quando si parla di equità intergenerazionale, l'aspetto che più rileva è proprio il sistema pensionistico. Non è l'unico, perché è importante, per esempio, che ci sia anche una trasmissione del sapere. Questo vuol dire che ai nuovi nati deve essere dato l'accesso all'istruzione, e all'istruzione non secondo i canoni dei genitori o dei nonni, visto che tutto cambia, però l'accesso all'istruzione un po' più ampio che non la mera istruzione è importante. Poi c'è l'accesso al mercato del lavoro, e qui ci sono dei misunderstanding, delle incomprensioni che è bene poi guardare un attimo, e cioè il fatto che la concezione, diciamola così, di un mercato del lavoro che funziona a numero fisso di posti di lavoro, per cui per far entrare un giovane bisogna mandare via un lavoratore anche se non è ancora anziano, né fisicamente né psicologicamente, e anche se è ancora in grado di svolgere il suo lavoro. Bene, questa concezione del lavoro come a numero fisso di posti è sbagliata ed è alla base di quota 100, peraltro. Però l'aspetto che più importa, che più è evidente, è esattamente il sistema previdenziale. Ora, il sistema previdenziale, che è, diciamo, un sistema pubblico messo in piedi esattamente dal pubblico e non quindi lasciato al mercato privato, alle assicurazioni, ma messo in piedi dallo Stato, configura proprio un contratto tra generazioni. Questo accade perché i contributi che i lavoratori attivi pagano servono esattamente a pagare anno dopo anno le pensioni di coloro che sono già pensionati. Quindi non c'è nessuna accumulazione di risparmio, non c'è nessun bisogno di andare sui mercati finanziari a investire soldi, proprio perché quelli che entrano sono subito usati. E anzi, vi dico una cosa che tutti dovrebbero sapere, che in Italia da decenni quelli che entrano non bastano a coprire le spese per le pensioni, così che lo Stato ci deve mettere qualche cosa che prende da un'altra parte, per esempio dalla tassazione generale. E va bene, questo per dire che già così come oggi il sistema previdenziale ha difficoltà a finanziarsi. Quali sono i rischi che questo sistema corre? Essenzialmente sono due: la demografia, anzi mettiamone tre, sono tre. La demografia è il primo, l'economia è il secondo, la politica è il terzo. Tre grandi rischi. Allora, un sistema configurato come contratto tra generazioni, chiunque è in grado di capirlo, funziona bene se ci sono molti lavoratori che lavorano e relativamente pochi pensionati. Quindi molte persone in età lavorativa che effettivamente lavorano e un numero relativamente piccolo di pensionati. Supponiamo che questo rapporto tra il numero dei pensionati e il numero dei lavoratori sia grosso modo un terzo, 33%, oggi in Italia è più alto, siamo a circa 35%. Ok.
La demografia però cambia, noi siamo un paese che invecchia rapidamente, invecchia nel senso che le persone vivono molto più a lungo che in passato e anche nascono molti meno bambini. Non solo, ma molti giovani, come è stato detto prima, emigrano. Quindi la popolazione in età di lavoro tende a ridursi per effetto dell'invecchiamento. Quella invece anziana tende ad aumentare per effetto della riduzione della mortalità, in particolare proprio all'età anziana. Quindi questo rischio demografico investe il contratto che ho detto prima, perché quel rapporto 35 pensionati ogni 100 persone in età lavorativa è destinato, per esempio, in Italia nei prossimi meno di 40 anni a più che raddoppiare. Quindi ci saranno più di 70 persone oltre i 65 anni di età ogni 100 lavoratori, ogni 100 persone in età lavorativa. Questo è quello che si chiama il rischio demografico. E guardi che il rischio demografico è come un movimento carsico, non è che lo vediamo tutti i momenti. Noi vediamo tutti i momenti, il mercato del lavoro, i mercati finanziari, ma la transizione demografica, il cambiamento demografico è lento e quindi bisogna guardarlo proprio in faccia, guardare ai numeri per capire che cosa accade e come fronteggiare. Poi c'è l'altro grande rischio che è l'economia e qui anche qui non siamo soltanto in una condizione di cattiva performance dell'economia da pochi anni, no, molto più tempo. Cosa vuol dire? Che di quelle persone che sono in età di lavoro, noi ne abbiamo intanto alcune, tante, troppe, che non lavorano, sono fuori dalla forza di lavoro. In particolare sono le donne, ahimè, ma sono anche dei lavoratori non ancora anziani, i quali però sono già in pensione, perché sono stati prepensionati o mandati comunque espulsi dal mercato del lavoro prima che fosse, diciamo, prima di raggiungere un'età adeguata al pensionamento. E quindi di quelle persone che sono in età di lavoro, noi oggi abbiamo circa il 60% che sono effettivamente occupate. Le altre sono o fuori della forza di lavoro oppure sono disoccupate e qui c'è l'altro problema perché persone in età lavorative disposte a lavorare non trovano lavoro e quindi sono disoccupate e questo vuol dire che la massa di contributi che potrebbe venire dalla forza di lavoro è troppo bassa rispetto alle pensioni che sono in pagamento. Terzo, e quindi qui l'economia, un'economia che non cresce, dove l'occupazione non cresce, il reddito delle persone non cresce, la produttività dei lavoratori non cresce, è un'economia che di nuovo mette a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico. E poi c'è il terzo elemento, che è quello che abbiamo chiamato la politica. Perché la politica è un rischio per il sistema pensionistico? Per la sua sostenibilità. È un rischio perché la politica funziona attraverso elezioni. Le elezioni hanno una scansione temporale che è molto ravvicinata nel tempo, anche perché non sempre le legislature durano tutto il periodo che dovrebbero e quindi ci sono sempre elezioni. Non solo, ma la comunicazione oggi è talmente concitata che si guarda sempre alla popolarità dei politici, non solo a ridosso delle elezioni, ma tutti i giorni bisogna ottenere dei likes e si ottengono dei likes quando si fanno dichiarazioni compiacenti, quando si parla soltanto dei diritti di chi è oggi presente e si dimenticano i diritti di quelli che o sono troppo piccoli per votare
o addirittura non sono ancora nati. Quindi cosa c'è qui? Una distorsione sistematica, perché i tempi della politica tendono a privilegiare le grandi promesse e tendono a privilegiare le generazioni correnti. Allora, il nostro sistema pensionistico è investito da questi rischi, grandi rischi, tre: la demografia, l'economia che cresce troppo poco e non solo dai tempi della crisi del 2008, ma ben da prima, sono 20-25 anni che il nostro paese sta su un sentiero di declino. E il terzo, la politica concitata su un breve termine, il cosiddetto presentismo. Tutto questo genera un sistema che oggi può anche essere relativamente generoso, ma domani non si sa dove troverà i contributi per pagare le pensioni, anche perché, ho detto prima, i giovani se ne vanno e quelli che restano spesso sono disoccupati. Di fronte a questo, il richiamo della riforma è necessario. Mi fermo, vedo che sì. Ma mi ferma, cioè, mi vede lei, quindi io pensavo di non, lei mi sta inquadrando. No, io vedo tutti, vedo voi. Però, allora, sono maleducato se dico la grande sorella a questo punto, cioè, lei vede tutto. Dica. E mi spiace che non sia reciproca la cosa, ma in ogni caso le riforme a questo punto non sono dovute, perché ce lo chiede la Germania, non sono dovute solo per ragioni strettamente finanziarie, ma sono dovute a ragioni esattamente di equità tra le generazioni. Noi dobbiamo preservare questo contratto, così come dobbiamo preservare l'ambiente, così come dobbiamo, ecco là sono l'andamento della spesa pensionistica a seconda delle riforme che stiamo considerando. E quello che voglio dire è che questo fatto della necessità di riformare era conosciuto da tempo, ma le riforme sono sempre state fatte con esasperante lentezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che le riforme sono state fatte a cominciare dai giovani, però i giovani hanno davanti una vita di lavoro ancora lunga e quindi prima che le riforme entrino in vigore ci vuole tanto tempo. E io non credo di essere, come dire, di non rappresentare correttamente la situazione se dico che la rapidità con cui il nostro governo dovette introdurre la riforma è anche figlia di quella lentezza delle precedenti riforme, che equivaleva sostanzialmente a dire: facciamo la riforma, ma la facciamo entrare in vigore tra qualche decennio, così nessuno di quelli che oggi sono qui e votano se ne accorge. E questo era un modo esattamente per caricare i costi anche delle riforme sulle generazioni giovani e future. Mi fermo qui per il momento. Grazie. Non è... Diciamo che adesso ha fatto un check-up che non è esattamente esaltante, se possiamo dire così. È stata molto delicata la sua pennellata sul fatto di dire spesso le legislature non durano per i 5 anni che dovrebbero essere nominali. Direi che in Italia ormai è un'abitudine che non durino assolutamente per quel periodo, perché le elezioni da presidente di seggio, le dico, ne ho fatte veramente tante, quindi voglio dire, siamo abituati purtroppo che i ritmi siano molto alti. Va bene, allora vorrei chiedere a Giulia Pastorella, visto che ce l'ho qui di fianco e che arrivava, mi diceva, sta proprio poche ore fa da Bruxelles, no? Posso darti del tu? Ecco, bene. Allora, tu praticamente sei stata una di quelle che sono fuggite, perché fondamentalmente
fondamentalmente la tua esperienza lavorativa è partita in Inghilterra, poi adesso abiti in Belgio e di conseguenza, diciamo, sembri essere una risorsa persa, però sei qui questa sera, allora mi spieghi come funziona questa cosa? Come funziona? Intanto detesto assolutamente l'idea di che mi viene attribuita questa fuga. Lo slogan che ho usato in campagna elettorale è stato Europa per scelta. Io ho avuto la fortuna, forse diversamente da altri giovani, di avere scelto di partire e di essere anche restata per scelta, nel senso che non ho mai neanche fatto lo sforzo di tornare. Perché questo per motivi personali, per curiosità, per la mia idea forse naive al tempo, che in realtà non si trattasse di fuga ma si trattasse di circolo. Io andavo in Inghilterra e qualcuno degli inglesi veniva da noi e così via. Se poi guardiamo invece le statistiche e i dati, non è assolutamente così. Non è assolutamente così e, come si diceva prima, questo paese in particolare viene considerato poco attrattivo dagli stranieri, soprattutto dagli stranieri giovani. Aggiungerei al quadro catastrofico fatto dalla professoressa altri due aspetti. Quindi abbiamo toccato che il sistema pensionistico e il rapporto col debito pubblico è problematico. Abbiamo toccato, meglio, la proposta dei figli costituenti, parlo ovviamente del problema ambientale, della sostenibilità ambientale, del fatto che nell'era dell'antropocene siamo responsabili del nostro pianeta e non lo stiamo necessariamente trattando molto bene. Ci sono altri due aspetti che secondo me sono fondamentali e che impediscono anche a persone come me, o sfavoriscono la voglia di tornare, che è un altro tipo di equità intergenerazionale che si chiama mobilità intergenerazionale, ovvero quello che è banalmente l'ascensore sociale. Se guardiamo le statistiche dell'Organismo Internazionale del Lavoro, ILO, si vede che la mobilità intergenerazionale, ovvero la mia possibilità di avere un lavoro e una presenza sul mercato migliore di quella dei miei genitori, ha raggiunto un plateau, non si muove più. Quindi questo ovviamente porta a cercare opportunità altrove. Le cause sono tante, dalle ineguaglianze dentro il paese, al ruolo della famiglia nel mercato l'aspetto produttivo e ovviamente la formazione, l'università. Quindi l'assenza di mobilità intergenerazionale secondo me è un altro problema che rientra in questo quadro dell'assenza di equità intergenerazionale. E da ultimo un aspetto che mi ha particolarmente preoccupato negli ultimi tempi ed è anche uno dei motivi per cui mi sono impegnata in politica è il ritornare indietro. Quindi io la vivo come una mancanza di equità, nel senso che io adesso ho meno di quello che avevano i miei genitori, che è sulla questione dei diritti. In Europa, in tanti paesi, e qua ci siamo andati vicino, stiamo tornando indietro per quanto riguarda alcuni diritti, che sia il diritto alla mobilità, perché vediamo l'Unione Europea che si sfascia, che sia il diritto all'indipendenza giuridica in certi paesi come l'Ungheria e la Polonia, che sia meno diritto alla laicità dello Stato, che sia meno diritto per le minoranze LGBT e così via. Quindi questo tornare indietro io la vivo come una mancanza di equità, perché se la progressione deve essere una progressione verso il meglio, che sia per la mobilità intergenerazionale, che sia per la questione del debito pubblico, che sia per l'ambientale, lo vorrei anche vedere sui diritti. Quindi questi quattro aspetti fanno tutti parte di quella che per me è il problema dell'equità intergenerazionale. Cosa succede però guardandolo dal punto di vista politico? Prima la professoressa parlava del fatto che c'è un contratto tra le generazioni. Il problema dell'astensionismo oggigiorno è che la percezione del contratto nella stessa generazione si è persa, ovvero il mio contratto con lo Stato io non lo sento più come un contratto giusto e non sento più la mia di avere una parte nelle decisioni che vengono prese. Quando la gente dice ma tanto non cambia nulla, è una maniera, terra a terra, di mettere in dubbio il fatto che lo Stato sia un contratto tra il cittadino e il governante. Il governante in teoria deve, secondo la concezione liberale, poi magari Riccardo ne parlerà di più, permettere al cittadino di svilupparsi e di sviluppare le proprie capacità, di essere libero, di avere i propri diritti e così via. E la percezione è che non ci sia più questo rapporto, che qualunque cosa il cittadino voglia, desideri,
lo Stato comunque farà un'altra cosa che i politici ritengono giusta, ma che nella realtà della vita quotidiana non è quello che l'individuo sente come la sua realizzazione personale. Per cui l'astensionismo, soprattutto tra i giovani, che se guardiamo le cifre anche a livello europeo, in realtà non solo a livello italiano, è in continuo aumento, è secondo me giustificato da questa percezione di uno scollamento tra la mia possibilità di avere un impatto e la realtà che ti dimostra che soprattutto se sei giovane, come diceva prima il ragazzo del comitato di Ventotene, l'impressione è che non ci sia modo di parlare. Allora, per evitare di essere troppo catastrofica, quali sono le cose da fare, a mio parere? Beh, ovviamente i partiti giocano un ruolo fondamentale, perché su quei quattro temi che dicevo, quindi debito, ambiente, mobilità e diritti, dovrebbero, perché spesso non lo fanno, considerare anche gli interessi delle generazioni future. In questo senso la proposta di legge cerca di mettere dei paletti esterni per obbligare i partiti e i governi a fare quello che già dovrebbero fare. L'attivismo giovanile, perché io spingo i giovani che mi contattano a dire attivatevi localmente con un occhio ai problemi globali del cambiamento climatico, delle guerre, dei dazi e così via, perché finché non... cioè, è inutile lamentarsi dire non ci ascoltano se poi non si va a raccontare quali sono i problemi. E questa scusa di ma non so io cosa ne so di economia, ne sapete abbastanza da sapere che se non arriverete mai ad avere una pensione questo è un problema, o che se non riuscite ad avere un lavoro migliore dei vostri genitori potrebbe essere un problema. Sono considerazioni che devono essere portate e non nelle giovanili dei partiti. Io le giovanili dei partiti vorrei, perché è come relegare il fatto che poi i giovani stanno con i giovani, hanno i loro problemi e noi i grandi facciamo un'altra cosa, quindi per carità non le giovanili. Quello che dico è che i giovani però devono, anche quelli che non votano, dovrebbero attivarsi, perché in qualche maniera gli anziani che non sono capaci di prendersi questa visione di lungo termine, queste responsabilità nella sfera pubblica, siano messi un po' con le spalle al muro. E non deve diventare una guerra, però come in famiglia? In famiglia la tendenza è di dire io vorrei che i miei figli e i miei nipoti stessero meglio. Quando si tratta invece di soldi pubblici è esattamente l'opposto. Ora, l'unica maniera di riversare la questione, di ritornarla sulla sua testa, è di portarla al dibattito vero. Quindi il mio incoraggiamento, e qui chiudo, è intanto di parlarsi, perché molto spesso vediamo la manifestazione dei giovani, la manifestazione dei sindacati, degli anziani, di quello che sia, del partito dei pensionati che esisteva alle europee, che si è candidato con Berlusconi, ed è vista come una sorta di lotta. Se parliamo di un contratto tra le generazioni, deve essere un contratto che deve essere firmato da entrambe le parti. Quindi il mio invito è duplice: uno, che anche i giovani si attivino, che non siano solo i pensionati a, come dire, difendere i loro diritti in maniera prominente, e secondo, che lo facciano però in maniera costruttiva, perché se si vuole ricostruire un contratto, ripeto, bisogna essere in due a firmarlo. Grazie. Okay. Usare la parola vigilanza, controllo, anche esercitata da parte dei giovani su quelle che sono le scelte dei più adulti? Potenzialmente sì, vigilanza, controllo, semplicemente su Facebook sapete che c'è la possibilità di fare poking, no? Di dire ti rompo le scatole finché non mi dai ascolto. Direi più da quel punto di vista lì, e soprattutto i giovani non devono necessariamente, poi è brutto parlare i giovani, vabbè, insomma. Parlo io che sembra non ho 82 anni, ve lo garantisco, nonostante la barba bianca. Quello che inviterei a fare è soprattutto di fare tante domande, cioè qualunque proposta, dire ma avete pensato a, tipo, si fa un accordo sul clima per il 2050, quanti di voi saranno vivi nel 2050? Avete pensato a chi avrà 20 anni nel 2050? Insomma, banalmente porre alcune domande, cioè avete pensato a questo, avete pensato a quello? E questo secondo me basta, anche sulla riforma delle pensioni, su quota 100, quello che sia, basta porre le domande giuste e far presente che devono essere riforme, proposte, quello che sia, sostenibili da quel punto di vista lì. È una battuta
tutta inflazionata, ma posso dire che bisogna essere un po' gretini, cioè come nell'ambiente, no? Cioè bisogna continuare a pungere. Sì, semplicemente far notare che le pretese o le richieste delle generazioni future non sono meno importanti di quelle presenti, banalmente. E quindi che se lo Stato deve andare, lo Stato o anche la governance mondiale, perché il problema è che vediamo queste promesse di equità, di sostenibilità eccetera, essere anche ritirate a livello mondiale. Sappiamo che gli Stati Uniti sono usciti dagli accordi di Parigi sul clima, adesso si stanno come dire, richiudendo in una sorta di egoismo, se vogliamo, a livello internazionale. L'Unione Europea da parte sua dice: allora anch'io mi richiudo, cerco la sovranità tecnologica, devo diventare indipendente eccetera. Quindi c'è proprio questa nozione di meno le risorse abbondano, perché siamo in un periodo comunque non di crescita sicuramente in Europa, più ciascuno tira la coperta dalla sua parte, no? E più si tira la coperta dalla sua parte, meno si pensa poi a quello che verrà dopo, perché siamo tutti concentrati su adesso, qui, ora e per i nostri interessi. Per cui purtroppo bisogna anche pensare al di là di... Io mi sono segnato la parola attivatevi giovani, che hai usato prima. Allora, proprio su questo, no, vorrei parlare con Riccardo, visto che tu hai appunto intrapreso anche questa via di comunicazione che è la più moderna, quella che dovrebbe essere alla portata soprattutto delle nuove generazioni. Quanto è facile riuscire a coinvolgere i giovani su temi di questo tipo, che alle volte forse anche per un po' di svogliatezza vengono sentiti come molto lontani, perché equivale comunque a porsi un problema e a certe età soprattutto non si è propensi a porsi i problemi, ma si è più propensi solamente a sfruttare al meglio quelli che sono gli anni probabilmente più gioiosi, più belli della vita. Ma ti dirò, io in realtà trovo una grande facilità semplicemente perché mi sembra che molto spesso i giovani si siano allontanati da certi temi perché si è usato un modo comunque antico di parlare di certe cose, il che non significa semplificare, banalizzare, semplicemente bisogna capire che il mondo realmente è cambiato anche in modo più veloce rispetto al passato, e quindi chi vuole comunicare la filosofia, la letteratura, ma anche le scienze, la chimica, la fisica, deve letteralmente reimparare in un certo modo, perché oggi i giovani, questa cosa che va messa fra 26 virgolette, ma adesso ci arriviamo su questa cosa qua, parlano un linguaggio diverso rispetto a quelli anche soltanto nati negli anni 80. Io sono di fine anni 80, quando parlo con persone nate nel 2002-2003, mi capita molto spesso, trovo un divario di linguaggio, di sentimento, di sensibilità incredibili. Quindi tutto sta nell'avere la forza di reimparare certe cose, e la politica stessa va reimparata, bisogna reimparare dei linguaggi e bisogna inserirla in una mappa del mondo che contraddice spesso la mappa con cui ci siamo abituati a interpretare il mondo. Ed è proprio su questo che vorrei agganciare il ragionamento, perché io adesso dirò una cosa che potrebbe sembrare molto impopolare: il conflitto generazionale non si supera. Ma chiunque abbia un po' di nozioni di filosofia o di storia lo sa perfettamente, e lo scontro fra diverse generazioni, che è lo scontro fra diverse mappe del mondo, c'è da sempre. C'era con Aristotele rispetto a Platone, c'era nel 500 fra i promoter del Rinascimento, gli influencer del Rinascimento e quelli precedenti, c'è sempre. E qui c'è una cosa importante da dire: che cos'è equità generazionale? Molto spesso noi rischiamo di interpretare la parola equità confondendola con la parola equilibrio. Non è un equilibrio l'equità, l'equità è una cosa diversa. L'equità significa entrare all'interno di un meccanismo per riconoscere le forze in campo. Perché sto dicendo questo? Perché per vari aspetti, come ho detto, il conflitto fra generazioni c'è sempre stato, semplicemente perché c'è un agglomerato di individui nati molto tempo fa, che chiamiamo generazione di ieri, che incontra un agglomerato di individui nati da poco, che è la generazione di oggi, i giovani, i quali hanno sempre inevitabilmente due mappe diverse del mondo, perché sono cresciuti in contesti diversi. Noi produciamo la nostra mappa del mondo su territori differenti, perché il mondo cambia e noi dobbiamo adattarci al mondo. Quindi è inevitabile che fra queste due mappe ci siano dei contrasti. La cosa veramente fondamentale è che fra questi contrasti deve esserci almeno una piccola parte delle due istanze in gioco che cerca un riconoscimento, cioè cerca di entrare almeno in minima parte nella mappa altrui.
di fatto immedesimandosi, chiedendosi ok, ma perché per esempio una persona di 14 anni oggi è così appassionata di questo tipo di musica, mentre a me piaceva tanto David Bowie, ma cosa, la mia è vera musica e la loro no? E allo stesso modo dall'altra parte c'è bisogno della forza di immedesimarsi in chi si è abituato a vivere con un criterio diverso per interpretare il mondo, e questa cosa oggi rischia di venire meno trasformando il sano, necessario conflitto generazionale che, attenzione, è un motore fondamentale del mondo, perché dal conflitto fra le diverse generazioni nascono le gerarchie, e le gerarchie ci permettono di ordinare il mondo e capire chi è competente a fare una cosa e chi è competente a fare un'altra, per capire quale ordine dare alle cose che ci circondano, che sono sempre caotiche e noi dobbiamo mettere sotto uno sguardo razionale, via dicendo. Quindi il conflitto generazionale, che è un motore fondamentale della convivenza civile e dello stare in vita, rischia di diventare letteralmente una guerra fra bande che non hanno più nessuna intenzione di guardarsi gli uni con gli altri. Ok Boomer, da questo punto di vista, che è il titolo della conferenza ed è anche una provocazione, è una formula terribile. È una formula terribile perché ci dice quanto in là siamo andati nel fatto che persone giovani oggi guardano alla mappa del mondo di ieri, che per molti aspetti ha funzionato, chiudendo qualsiasi porta, dicendo sai cosa? Ok Boomer, l'unica risposta che si sa dare, perché ormai mi sono abituato all'idea che quelli di là non si immedesimano in me, quindi cos'è che... Cosa? Ok Boomer lo devo spiegare giustamente. Ah, perché anche qui, scusami, è molto bello vedere che c'è un ventaglio così ampio di persone. Abbiamo i 14enni, abbiamo i 70enni, è molto bello vedere che il conflitto generazionale poi si traduce nell'aggregazione intergenerazionale per parlare di cose interessanti. Quindi Ok Boomer è un meme, però non fatemi spiegare cos'è un meme, vi prego. È una formula che ha avuto molta fortuna negli ultimi mesi, in cui ogni volta in cui appunto un boomer, cioè qualcuno nato nella generazione del boom economico, dice ma cari giovani, guardate che voi non sapete com'era il mondo ieri, l'unica risposta è ok boomer. Quando qualcuno di anziano dice ma le cose fatte come le facevamo noi funzionavano, la risposta è ok boomer. Ok boomer è una resa incondizionata all'idea che ormai non ci sia più comunicazione. E qui io voglio dire una cosa, un'altra cosa impopolare, perché a me piace moltissimo l'impopolarità. Il muro contro muro è qualcosa che noi dobbiamo individuare nella nostra vita quotidiana. Io sono appassionato di filosofia, sapete perché? Perché la filosofia, a differenza della chimica, della letteratura, delle scienze, prima di dirmi cosa non va nel mondo, mi dice ma cos'è che non va in me? Ok, la filosofia è quel linguaggio che ti permette di alzarti al mattino e dire ok, adesso cercherò di essere un po' migliore rispetto a ieri. Quindi individuo le mie problematiche. E io quando mi sono trovato di fronte a questo tipo di problematiche, quindi l'incomprensione che io stesso ho sentito con i miei genitori, quando io ho cominciato a fare il lavoro che faccio oggi, tu hai idea di andare da tuo padre e dirgli papà, io smetto di fare il lavoro che facevo prima, cioè promotore finanziario, e comincio a fare il filosofo su YouTube. Ecco, finché non hai fatto una cosa del genere non sai cos'è lo scontro generazionale. Però al di là di questo io l'ho vissuta e io mi accorgo che molto spesso noi abbiamo due elementi nella nostra vita quotidiana che ci impediscono di immedesimarci nell'altro, cioè di chiederci ok, ma tu stai dicendo questa cosa per quali motivi? Perché anche dietro l'idea più pazza e scriteriata che abbiamo di fronte sappiate che ci sono delle ragioni e dobbiamo andare al nocciolo di quelle ragioni per capire quello che succede, e invece noi ci siamo disabituati a fare questa cosa. E quindi da un lato noi abbiamo adesso parlo del mio campo, per esempio, abbiamo una classe di intellettuali contro cui molto spesso io mi scaglio, anche con veemenza, che ogni volta in cui prende la parola sui giovani dice sempre le solite cose, che i giovani sono pigri, i giovani sono disinteressati, i giovani smettono di informarsi, i giovani sono i più deboli della storia perché i giovani non si procacciano più il cibo facendo fatica e basta allora aprire un frigorifero. Queste sono parole veramente estratte da dichiarazioni di intellettuali di un certo spessore italiano, quindi i giovani sono perduti, sono la generazione peggiore e via dicendo. Dall'altra parte abbiamo una generazione di persone giovani che di fronte a queste dichiarazioni io per esempio
trovo continuamente esempi che contraddicono enormemente questo fatto. Io incontro centinaia di giovani, vi dico, fra i 14 e i 18 anni ogni settimana, fra eventi, scuole, spettacoli e via dicendo, e io vengo soverchiato continuamente da persone giovani che hanno progetti, associazioni, che aprono riviste, blog, che hanno canali YouTube in cui vogliono dire quello che amano del mondo e che combattono con questa sorta di difficoltà nell'emergere con la propria voce, perché, e dall'altra parte hanno questi signorotti molto spesso dell'intelligenza italica, i quali dicono: e guarda che tu prima di arrivare a dire la tua devi farne di strada, perché in realtà devi costruirti credibilità, confondendo l'autorevolezza con autorità. E quindi da un lato tu hai questo scontro, c'è un mancato riconoscimento di un fatto, che oggi le persone giovani sono esattamente come quelle di ieri, hanno gli stessi diversi interessi, ma hanno mezzi intellettuali, emotivi, straordinari, e molto spesso non trovano le occasioni per farlo perché vengono mortificati a priori da un certo tipo di istruzione che continuamente ripete a queste persone: guarda che tranquillo, cioè, arrenditi, i tuoi sogni puoi metterli nel cassetto molto prima anche di partorirli, e via dicendo. Dall'altra parte però non possiamo fare e non possiamo essere assolutori nei confronti delle persone giovani, perché in realtà noi troviamo una montagna di discorsi che dall'altra parte dimostrano una arrendevolezza nella capacità di immedesimarsi in quelli che ieri hanno costruito la loro mappa del mondo. E quindi abbiamo per esempio il discorso, che per me è assolutamente difficile da digerire: ci avete rubato il futuro. Per me è difficile da digerire, sapete perché quel discorso? Perché dobbiamo renderci conto che la mappa disegnata ieri dalle generazioni che oggi, voglio dire quelli nati fra gli anni 30, 40, 50, al netto di tutti i disagi, hanno costruito quello che è il mondo ad oggi, almeno occidentale, ma non solo, più equilibrato, meno conflittuale, meno violento e anche di maggior benessere che l'umanità abbia conosciuto. Perciò, per quanto io possa essere critico nei confronti di un sacco di cose, devo anche cominciare a guardare alla mappa che è stata costruita ieri e dire: aspetta un secondo, sì, queste cose sono brutte, non vanno bene, però abbiamo un sacco di cose che non ci hanno rubato il futuro, ci hanno consegnato un mondo fatto di problemi. Sapete perché? Perché ogni generazione risolve dei problemi e ne apre altri. Poi arriverà forse il momento in cui il problema aperto sarà irrisolvibile, non credo siamo ancora arrivati a quel punto lì, però è indubitabile che il lavoro oggi di un quindicenne, sedicenne, diciassettenne che ha dei mezzi informativi straordinariamente più ampi rispetto a chi aveva 15 anni nel 1945, ok, il suo lavoro è quello di essere curioso, perché tutti i mezzi, ragazzi, per informarvi e guardare e studiare l'economia, le scienze, via dicendo, ci sono molto di più rispetto al passato, e questo è un retaggio che ci è stato consegnato. Il nostro lavoro è quello di guardare quel retaggio, riconoscerne il valore senza nasconderci dietro a ma è tanto difficile, ma non mi ascoltano, ma non c'è mai stata così tanta possibilità di far sentire la propria voce. È difficile perché siamo in tanti e ci sono tanti bravi, per fortuna, però bisogna farsi un mazzo così da questo punto di vista. Ecco, c'è questa mancanza di riconoscimento reciproco attualmente ed è data, a mio parere, da due cose fondamentali. La prima è un cambiamento molto più veloce del mondo. Oggi mio padre utilizza lo smartphone, mio padre è del 1950, mi chiede 9 volte al giorno: ma come funziona sta roba? Ma cosa succede? Mi telefona, mi dice: guarda, no. E io con l'esasperazione alla seconda gli dico: guarda, devi far così, alla terza gli dico: basta, ok. C'è un divario nel linguaggio con cui ci relazioniamo al mondo, con cui ci informiamo. Quindi, prima di tutto, il mondo negli ultimi 40 anni è cambiato in modo molto più veloce rispetto al secolo precedente. Questo porta ad esempio a un unicum nella storia, cioè i giovani di oggi stanno insegnando delle cose abbastanza fondamentali ai non più giovani di ieri. Questa cosa sicuramente acuisce dei conflitti, non c'è alcun dubbio, perché si va a toccare un po' l'orgoglio, no, ma io sono quello che deve insegnarti, non tu, e insomma si creano dei meccanismi. E c'è un secondo aspetto con cui dobbiamo fare i conti, e lo facciamo con la nostra coscienza: viviamo bene, siamo in una bolgia di benessere che magari durasse ancora a lungo con tutti i problemi, però quando tu ti svegli al mattino il tuo vero problema non è quello di trovare il cibo per la sera, ma è quello di programmare i tuoi 6 mesi successivi per la vita lavorativa. Per quanto ci siano problemi, conflitti, però è un benessere che la stragrande maggioranza dell'umanità nella storia non ha conosciuto, molti non conosceranno mai, e questo ci porta a fare cosa? A proteggerci.
Allora il conflitto generazionale diventa un pericolo, non è più un'opportunità, non è più l'opportunità di entrare gli uni negli sguardi degli altri e sentire le cose come gli altri le sentono, ma diventa un no, tu i miei privilegi non li tocchi. E questa è la strada verso il disastro, questa è la strada che ci porta a perdere totalmente cognizione della realtà e ad avere da un lato gli intellettuali che dicono i giovani fanno schifo e dall'altro i giovani che dicono i vecchi fanno schifo. E ok, boomer è l'esemplificazione di questo. Vorrei concludere, se ho ancora un paio, con, visto che io parlo di filosofia, ma parlo di filosofia in modo molto alternativo, perciò vorrei citarvi una delle più grandi opere filosofiche del nostro tempo, Harry Potter. Harry Potter, visto che anche questo è un po' la mappa del mio mondo, ok? Chi non ha letto Harry Potter, fatevi un po' di mappa. Harry Potter è una storia sul conflitto generazionale. Ora, per chi ha letto Harry Potter, lo sapete quello che succede. Voldemort scopre che nascerà un bambino particolarmente speciale che metterà a rischio il suo regno. E quindi cosa fa? Dice, io devo ammazzarlo prima che... Ora, non vi faccio lo spoilerone di tutta l'opera, anche perché sono 7 libri, insomma, leggeteveli. Però questo piano a Voldemort non va affatto bene. Infatti lui fa l'incantesimo Avada Kedavra e sparisce e deve fuggire in una sorta di spirito. E mentre Harry Potter sopravvive. Alla fine di tutta la saga, perché Harry riesce a trionfare su Voldemort? Perché Voldemort è esattamente quel personaggio che, di fronte al pericolo di perdere qualche cosa, ha solo una soluzione: annientare, soverchiare, prevaricare. Quindi coprire una mappa con la propria, dimenticandosi dell'esistenza dell'altro. Harry alla fine prevale su Voldemort proprio perché nell'ultimo libro riconosce che dentro ad Harry Potter c'è la parte di Voldemort. E questa è la cosa che Voldemort non poteva pensare. Questo per dire solo una cosa, che sopravviviamo quando ci rendiamo conto da giovani che dentro di noi ci sono un sacco di cose, alcune belle, alcune brutte, dei nostri nonni e dei nostri genitori, e dobbiamo riconoscerle e riconoscere che a quelle visioni dobbiamo tanto, sia nelle opportunità che nei problemi. Dall'altra parte dobbiamo dimenticarci totalmente di voler coprire la mappa dei giovani di oggi o degli anziani sempre di oggi con la nostra visione del mondo, in una sorta di conflitto che ci porta all'inferno. Grazie. Professoressa Fornero, mi senti? Sì, ci sono, ho sentito tutti e due gli interventi molto bene, molto belli entrambi. No, ma ho affrontato recentemente il Ciccio Gamer. Ma da quanto mi dicono è sicuramente molto più simpatico Ciccio Gamer del giornalista che l'ha menzionato. Ne approfitto che già che l'ho in linea, io ho ricevuto un messaggio su Instagram che mi chiedeva se potessi chiederle se vuole fare un dibattito con Ciccio Gamer che dovrei moderare io. Io gliela butto lì, non mi deve rispondere adesso, però arrivano anche queste richieste. Mi hanno chiesto se sono disponibili a prendere un caffè e io ho detto assolutamente sì, e anche a fare un dibattito, perché come dicevo all'inizio, io credo che sia importantissimo il dialogo. Credo che il dialogo sia fondamentale quando c'è apertura e anche quando c'è onestà nelle reciproche posizioni, il che non significa necessariamente avere la medesima idea, la medesima visione del mondo. Invece quando c'è disonestà, come purtroppo nella comunicazione oggi troppo spesso c'è, perché noi vediamo alcuni che dicono cose che sai che difendono la loro specifica posizione, non hanno magari niente a che fare con la realtà, con le cose che vengono dette, ma servono a difendere una posizione pregiudizialmente acquisita, magari per convenienza personale anche. Bene, allora con queste persone il dialogo è molto più difficile. Siccome sono anche numerose e sono quelle che hanno una capacità di distruggere anziché di costruire,
L'unica cosa buona è rafforzare il dialogo tra persone di buona volontà e opporvisi e non prestarsi invece al gioco del finto dialogo di chi soltanto vuole demolirti. Professoressa, io farei un secondo giro di tavolo, ma un attimo più veloce questa volta, perché dobbiamo anche rispettare dei tempi che ci siamo dati. E io mi rifaccio a quello che lei diceva prima nel suo intervento, no? I rischi di questa situazione lei li ha ben sintetizzati in tre temi: erano rischio demografico, rischio economico e rischio politico, no? E volevo chiedere, a questo punto però guardiamo anche alle possibili soluzioni, ovviamente. Non su tutti, o almeno non facilmente, noi abbiamo la leva del cambio di tutti e tre questi argomenti, no? Quindi la sua visione per avere anche una via di uscita, perché altrimenti se ci limitiamo a dire che il sistema è a rischio non abbiamo costruito granché, no? Quindi la sua opinione per dire dove si può direzionare ragionevolmente la macchina per trovare delle vie di uscita ragionevoli, quali possono essere? In una cinquina di minuti. La mia opinione è che il sistema pensionistico non abbia bisogno di altre riforme, ma certamente non abbia bisogno di controriforme. Quota 100 è una controriforma ed è una controriforma soltanto per i 3 anni in cui vige, ma perché implicitamente pone un'ipoteca sul futuro. Chiunque governerà nel 2021 dovrà affrontare questo tema, ben sapendo che sarà forte la richiesta di continuare con qualcosa, se non proprio quota 100, qualcosa che gli va molto vicino. E questo è, rispetto alle figure che avete fatto vedere prima di andamento della spesa pensionistica, vuol dire di nuovo alzare fortemente la nostra spesa pensionistica. Cosa bisogna fare? Quindi, se non bisogna, bisogna fare attenzione a dire che effettivamente quota 100 finisce, che non sarà, e magari cambiare qualcosa per il 2021, non lo si vuole fare per il 2020, ma per il 2021 anche per veramente li forma. E poi bisogna lavorare per il lavoro. Adesso qui non si può fare tutta il passaggio di tutte le cose che occorrerebbe fare, diciamo, per raddrizzare l'economia, ma è chiaro che senza investimenti il lavoro non lo si crea. Quindi ci vuole l'istruzione, ci vuole la formazione anche professionale e ci vogliono investimenti. Le tecnologie cambiano, è vero, le tecnologie tendono a sostituire macchine intelligenti alle persone, ma le persone saranno sempre necessarie e il lavoro sarà sempre il modo, almeno in un orizzonte concepibile, attraverso il quale le persone si guadagnano da vivere e possibilmente hanno una retribuzione che consente loro una vita dignitosa. Ma questo è possibile solo quando il lavoro è produttivo, quando il lavoro produce. Bella, una domanda per te, tu che hai avuto l'esperienza internazionale, vedi la sensibilità sul tema dell'equità generazionale assente solo in Italia, più presente negli altri paesi? Tu vivi a Bruxelles, è il paese, è la città dell'Europa fondamentalmente. Come lo vedi questo tema dall'alto di quella che è la tua esperienza di vita? Dall'alto, nel senso che sicuramente hai vissuto, se non altro, dei contesti diversi rispetto a quelli nostri. Sicuramente, no, quello che non viene forse messo in termini di equità intergenerazionale viene sicuramente messo in termini di che paese ci lasciate, nel senso di che terra ci lasciate, quindi la questione del cambiamento climatico sicuramente. Quello che viene molto molto percepito è dai giovani, ancora una volta mille virgolette, è il problema della mancanza di rappresentatività o di qualcuno che ci o vi rappresenti, io sono mezza giovane,
Cosa vuol dire? Che c'è un po' questo retropensiero molto diffuso in Italia, ma anche negli altri paesi, di io giovane ho bisogno di giovani che mi rappresentino, quindi ho bisogno che i politici smettano di essere tutti cinquantenni avvocati e così via. Nella stessa maniera che le donne a un certo punto si sono svegliate e hanno detto: io ho bisogno di più donne in politica che mi rappresentino. Ho già detto altrove, lo ripeto qua per i giovani e anche per i non giovani presenti, che io credo che questo sia un ragionamento fallace, nel senso che vero che se io sono giovane probabilmente la sento di più questa necessità, questa urgenza di rappresentare i miei coetanei, di rappresentare quelli che sono come me, ma se io sono un politico decente, con un minimo di morale e di senso del dovere, in una democrazia rappresentativa io rappresento coloro che mi hanno eletto, e se tra coloro che mi hanno eletto ci sono dei giovani io devo anche ascoltare loro. Quindi per tornare alla tua domanda, è sentito e secondo me è interpretato in maniera un po' troppo letterale, un po' troppo che si capisce perché la sensazione a pancia è che se io davanti a una donna che anche lei ha dei bambini eccetera mi possa rappresentare meglio, però non è necessariamente così. Quindi l'invito che io faccio a chi si lamenta di questa mancanza di rappresentatività è di dire: ma voi ci siete mai andati a parlare col politico cinquantenne e a spiegare che in Parlamento deve anche portare A, B, C, che sono i vostri interessi? Il Parlamento o il sindaco? Io non credo che il sindaco qua che ci ha parlato, se è qua stasera, è anche perché è disposto ad ascoltare. Quindi anche semplicemente, si torna un po' a quello che dicevano sia la professoressa che Riccardo, smettere di pensare che solo quelli come noi, cioè la politica identitaria base, no? Noi contro l'altro, l'identità definita non in relazione ma in contrasto con un gruppo avverso. Questo è alla base di questo atteggiamento ostile che ti porta a pensare che tutto sia un'ingiustizia. La maniera migliore per evitare che sia un'ingiustizia è pensare alla rappresentatività intanto in maniera come si pensa nella democrazia rappresentativa, e quindi banalmente di andare a vedere se davvero il politico cinquantenne non ti ascolta, o se davvero, infatti io quello che dicevo sempre in campagna elettorale è: non votatemi perché sono donna e quindi vi rappresenterò meglio in quanto donne, votatemi perché nel mio programma tra le altre cose c'è anche come dare più accesso alle donne, bla bla, il mercato del lavoro, le coperture, gli asili nido, quello che volete. Ma nello stesso modo c'erano, non so, le altre politiche sulle pensioni. Io non sono pensionata, ma nel mio programma c'erano pensieri sulle pensioni, su altre cose. Quindi in questi termini è sentito, ma ecco, forse c'è un po' di malinterpretazione di che cosa voglia dire la crisi di rappresentatività. È la stessa domanda che ho fatto alla professoressa Fornero: se tu dovessi dare un tuo suggerimento per fare una cosa utile ai giovani, prima tu hai detto attivatevi, e questo era già un primo suggerimento, ok? Se dovessi dire qualcosa invece a quelli un po' più grandi, a quelli che in questo momento hanno il potere legislativo in mano, cosa diresti? Ah, quelli che hanno il potere legislativo, quindi quelli che rappresentano lo Stato, direi fate fare allo Stato quello che deve fare lo Stato e lasciate il resto per conto suo. Cosa voglio dire? Voglio dire che lo Stato ha fortissime responsabilità su quello che si diceva prima, quindi istruzione, sanità, il fatto che il nostro sistema educativo vada remengo e la nostra sanità peggiori, è sicuramente una responsabilità che lo Stato si deve prendere, e da quel punto di vista più soldi sono anche giustificati e giustificabili. Nella stessa maniera lo Stato deve, si parlava prima di come far crescere l'economia, lo Stato non deve essere necessariamente un investitore, ma deve essere colui che toglie le barriere. Se pensiamo che perdiamo 1% del PIL per le lentezze burocratiche del nostro sistema giudiziario, del nostro sistema legale, quelle sono tutte cose che sono nel potere dello Stato, come anche altri aspetti di burocrazia, di difficoltà di fare impresa e tutto quanto. Quindi liberare, lo Stato deve non tanto annullare le diseguaglianze, ma dare pari opportunità nelle categorie, diciamo, di diritti universali che sono la scuola e la sanità,
e deve liberare le potenzialità di questo paese che ci sono, perché questo paese lo sappiamo benissimo che ha grandissime potenziali di produttività, e che lo faccia in maniera convinta, che lo faccia in maniera decisa e che lo faccia in maniera da smettere di lamentarci che siamo sempre gli ultimi in tutte le classifiche di facilità di fare impresa, rapidità del sistema giudiziario e compagnia. Lì lo Stato può intervenire. E per il resto invece lasciate crescere l'economia, è la maniera migliore, come diceva anche la professoressa, di dare un lavoro che non è solo dire mi porto la pagnotta a casa a fine mese, è la mia relazione con la società, è la mia relazione con anche lo Stato. Perché in Italia c'è questa mancanza di cultura civica per cui lo Stato è il mio nemico? Se lo posso fregare è che sono forte, che sono furbo. È una mancanza di cultura civica che c'è meno in altri paesi in cui ho vissuto, tanto vituperata Inghilterra, in realtà è una fortissima cultura civica. La maniera migliore per smettere di incentivare questo atteggiamento di sfuggo il più possibile, perché è ingiusto, perché sennò tanto mi mette più tasse e poi queste tasse non le vedo nei servizi pubblici e così via, è di avere un rapporto più forte con il mercato del lavoro e di conseguenza con il sentire lo Stato e il pagamento delle tasse come qualcosa di riappropriarsi torno all'idea del contratto, no? Riappropriarsi di questo contratto con lo Stato attraverso il lavoro, che è quello che mi ancora alla società, tra le altre cose. Grazie. Una domanda per Riccardo, dopodiché io lascerei a voi, se avete un paio di domande, e chiudiamo quindi per le 8, cerchiamo di chiudere per le 8. A Riccardo volevo chiedere una cosa. Tu prima hai usato nel tuo discorso vivace, come ti si confà, un termine che mi ha molto colpito. Parlavi di muro contro muro, ma poi parlavi anche di autorevolezza verso l'autorità, cioè il concetto di essere autorevoli rispetto ad essere autoritari. A me, io ho l'impressione molto spesso oggi, proprio perché, come diceva anche la professoressa, si tende a legiferare per dare delle soluzioni nell'immediato, si usi molto il concetto autoritario e si usa troppo poco forse il concetto dell'autorevolezza, no? E quale può essere secondo te quindi la ricetta per avere più autorevolezza, per essere più autorevoli ed essere quindi seguiti nella maniera più sana? Perché chi ti segue perché sei autorevole ti segue perché ci crede, chi ti segue perché sei autoritario lo fa perché deve, no? Perché ha paura molto spesso. L'autorevolezza in realtà è una cosa molto molto semplice e che ha a che fare proprio con la filosofia. Sei autorevole quando, parlando di un problema, sai andare al fondo e alle radici di quel problema, cioè sai analizzare un problema. L'autorevolezza è la capacità di argomentare, una cosa che abbiamo perso, per esempio nelle scuole non ci sono più le grandi lezioni di retorica, di teoria dell'argomentazione, che in realtà nel mondo anglosassone in realtà negli ultimi 30 anni hanno ripreso così fortemente. Qui invece lo studente è spesso disabituato a discutere, perché non è di fronte a un'autorevolezza e non gli viene data l'occasione di essere autorevole, cioè di andare al fondo dei problemi, ma è di fronte a un'autorità, cioè tu devi imparare delle nozioni e restituirle così come le hai imparate. Purtroppo questo è un problema enorme, e io non so se ci sia una ricetta. Io credo che, di nuovo, cercando di usare la filosofia per capire cosa faccio di sbagliato nella mia vita, io credo che la radice della necessità di avere un'autorità a cui legare la propria visione del mondo, quindi in qualche modo abdicare alla mia capacità di formarmi una visione del mondo, ma aderire a quella di qualcun altro che magari ha già avuto successo, è potente, via dicendo, nasce da due fattori, e sono due fattori fortemente collegati. Uno è la paura di commettere i nostri errori. Cioè, cosa che voglio dire? Voglio dire che quando io prima ho parlato della mappa del mondo, della visione del mondo, com'è tu che ti fai una visione del mondo? Te la fai non perché fai delle cose giuste, ma perché fai un sacco di errori. Cioè tu commetti degli errori, capisci che quella cosa è meglio non farla più, cerchi delle soluzioni alternative per arrivare a quell'obiettivo, sbagli 10, 25, 1000 volte, alla fine imparerai il tuo modo di affrontare quel problema attraverso gli errori, e così ti si forma la mappa. La mappa, io credo che qui chiunque abbia un po' di esperienza della vita lo sa perfettamente, noi impariamo quando facciamo delle stupidaggini, e dalle stupidaggini poi impariamo cosa non fare e cosa è meglio perseguire. Ecco, noi
Anche a ridosso del fatto che dicevo prima, abbiamo paura di perdere i nostri privilegi, il nostro benessere, noi tendiamo ad avere una paura immane di commettere errori, perché temiamo che gli errori commessi poi ci portino via dei privilegi, quindi anche l'errore diventa una paura e non un'opportunità. E questo si collega al secondo aspetto, cioè disabituandoci a fare i nostri errori, vogliamo dire agli altri cosa fare. L'autorità ci ha convinti di questa cosa, che non è necessario che io conosca bene me stesso, è necessario che io dica agli altri cosa fare. E questo lo vedi in ogni aspetto della vita. Io lo vivo su internet ogni giorno, quando faccio un video parlando di quello che mi pare, perché io parlo di cose che mi piacciono, e la gente arriva sotto e dice: no, ma in realtà dovresti parlare di questo, dovresti parlare così, dovresti fare questo, dovresti dire questo. Ma dovresti cosa? Ma tu pensa al tuo, ma apriti il tuo canale YouTube, parla di quello che vuoi, e io non verrò ad ammorbarti sotto i commenti, fidati. Noi abbiamo questa necessità di colmare quella paura di commettere i nostri errori dicendo agli altri cosa fare. E questo si traduce in quella parolina, ed è l'unico aspetto che io attribuisco moltissimo alle generazioni di ieri e molto poco alle generazioni di oggi, che è la parolina paternalismo. Ora, anche qui ho una piccola storiella da raccontare, una storiella meno pop di quella di Primi Tranquilli. Io non sono particolarmente credente, però ho letto moltissime volte la Bibbia, l'Antico Testamento è una lettura straordinaria, e nella Genesi c'è una cosa che mi è sempre colpito tantissimo. Nella Genesi viene raccontata la figura più paternalista che possiamo immaginare, che è Dio. Cioè, io faccio fatica a immaginare qualcuno, a parte Enrico Mentana, faccio fatica a pensare a qualcuno più paternalista di Dio, ok? Dio mette Adamo ed Eva nell'Eden, gli dice: fate quello che vi pare, tutto quello che volete, non c'è nessun limite, uno solo. Mi raccomando, non toccate il melo, che è un po' come mettere il pulsante non premere davanti a Kim Jong-un, lo sai che dopo 5 minuti, clic, sicuramente. E lui però, Dio, da paternalista, avrebbe potuto tranquillamente dire: ma chi me lo può fare di rovinare tutto questo Eden bellissimo? Io prendo il mio melo, me lo tengo qui vicino, e Adamo ed Eva vanno in giro a saltellare e dare i nomi alle cose, senza, e non commetteranno mai nessun errore. E invece Dio, ripeto, la figura più paternalista della storia, mette il melo lì proprio dove ci sono Adamo ed Eva. Nietzsche maliziosamente afferma che questo Dio l'ha fatto apposta, perché in realtà ci aveva i piani. Io non voglio essere così malizioso, io voglio semplicemente dire che se c'è una cosa che ho imparato dalla Genesi, che mi ha sorpreso enormemente, è che pensare, cioè distinguere fra il bene e il male, sapere cosa fare, quali sono i tuoi obiettivi, cosa voler fare della tua povera vita, tu lo impari quando fai una stupidaggine. E quella stupidaggine, mangiare la mela, non è come la stupidaggine che abbiamo commesso noi sbagliando a compilare il 730 che dice, no, molto peggio, molto peggio. Eppure Dio, la figura più paternalista della storia del pensiero umano, ha lasciato commettere quell'errore. Ecco, io credo che dobbiamo ripartire da lì. Quante volte noi, per paura che qualcuno commetta un errore che magari tocchi i nostri privilegi, ma che magari invece ha a che fare solo con la sua vita, noi cerchiamo di impedire di commettere quell'errore, che magari non è un errore, ma sarà soltanto la ricerca di una strada alternativa rispetto alla mia, qualcosa che contraddirà la mia mappa del mondo. Ecco, io credo che se volessimo ripartire, sempre parlando filosoficamente, però spero di aver tenuto il discorso abbastanza con i piedi per terra, e spero che ognuno di noi riesca a sentire un po' questo pensiero nella sua vita, perché secondo me fa parte di noi, ecco, è smettere di dire agli altri cosa vogliamo che facciano e quali errori non dovrebbero commettere, e concentrarci invece sul cosa fare noi, quali errori commettere noi per progredire io nella mia vita, e così costruirmi la mappa del mondo che poi si connetterà a quella degli altri, creando una visione, un progetto che oggi, a mio parere, manca anche politicamente, perché ci siamo disabituati a sentirci parte di questo mondo che è fatto di errori e non di cose giuste. Perciò, se io dovessi dire ok, che fare, il classico monito filosofico, che fare? Ai giovani io mi sento di dire, per mia esperienza personale, e non vi sto dicendo cosa fare della vostra vita ovviamente, però se c'è una cosa che mi ha permesso di arrivare dove sono oggi è che, per esempio, anche durante il periodo universitario io non mi sono accontentato delle cose che la mappa del mondo precedente mi dava, cioè non ho studiato soltanto le cose dell'università, ho avuto decine di associazioni, ho fatto eventi con librerie, autori, ho collaborato con un sacco di tantissima gente, e lì per esempio ho imparato che ci sono alcuni generi di persone con cui mi piace collaborare, altri con cui non mi piace collaborare, una delle più grandi lezioni della mia vita, e quindi oggi riesco già a selezionare molto meglio. Ho imparato cosa vuol dire gestire i tempi miei e quelli degli altri, ho imparato una montagna di competenze che poi a livello concreto ti permettono di prendere la tua passione e inserirla all'interno di un mondo concretamente. Perché il problema vero qual è? Il problema vero è avere una passione,
voler fare quella cosa lì, però poi accontentarsi solo di quello che ti viene dato normalmente, che viene dato a tutti, senza fornirsi di strumenti di esperienza che sono quelli che mi permettono poi di concretizzare la mia visione, anche in modi che non avevo preventivato, perché poi la mia passione diventerà, se a me nel 2011 avessero detto tu vorrai fare filosofia sul web, io avrei detto tu devi posare il bicchiere, cioè nel senso questa sarebbe stata la mia risposta. Quindi in realtà fornitevi di esperienze che valichino gli strumenti che normalmente vengono dati a tutti, fatevi un mazzo così e sbattete la faccia, fatevi male, è così che poi riesco a orientarmi. E a quelli di ieri, tra virgolette ovviamente, mi perdonerete con questa espressione un po' troppo violenta, io direi questo, che la vostra mappa del mondo inevitabilmente verrà non superata, ma modificata. Solo che bisogna dare a chi oggi comincia a farsi le ossa la possibilità di fare i propri errori. Io mi scontro ogni giorno, anche qui faccio un caso personale, io quando ho cominciato a fare video su YouTube, sapete quanti commenti ricevevo? Parlavo di quel filosofo, di quell'altra volta, criticamente, perché ho delle idee, per fortuna ho delle idee, perché ho un cervello funzionante, mi capitava di fare delle critiche. Sapete quanti mi dicevano, ma chi sei tu per fare delle... Ancora oggi mi viene detto, ma chi sei tu? Ma qual è la tua credibilità? Qual è la tua... autorità, non autorevolezza, perché il mio dovere di essere pensante è quello di mettere in ordine i pensieri e cercare di dire qualcosa, quello che penso, nel modo più onesto e autentico possibile, con il miglior linguaggio possibile e magari anche educatamente. E invece c'è questa cosa di dire, tu non hai ancora l'autorizzazione a dire, a fare, a metterti in gioco. Questa cosa dobbiamo togliercela e lo dobbiamo fare entrambi. Da un lato... mappe di ieri, dovete cominciare ad allargare un po' le maglie e smettere di avere paura che gli altri facciano errori diversi dai vostri. Basta, i vostri figli faranno una vita che voi non avete neanche immaginato e andrà benissimo così, per fortuna sarà così, ma pensate che noi altrimenti. E giovani, non accontentatevi, fornitevi gli strumenti senza avere paura di pestare i piedi a quello che magari domani potrebbe forse darvi un lavoro, perché se quello che pensate è quella cosa lì, voi la dovete dire e trovare il modo giusto di dirla, trovare la vostra voce e costruire in questo modo la vostra mappa facendo un sacco di stupidaggini che saranno comunque molto molto minori rispetto alle stupidaggini di Adamo ed Eva. Grazie. Microfono.